Gheddafi cercò di accreditarsi come un probabile collaboratore, perché Gheddafi è una persona assolutamente, se volete, fascinoso per come parla, ma inaffidabile per quello che dice, in assoluto. Questa è una valutazione mia, però. E quindi, per ora ci dica che cosa eventualmente fece, cosa dichiarò. Dichiarò pochissime cose, dichiarò di fatti successi anni prima a Barcellona, quando lui e un altro avvocato, siamo presenti, siamo ancora in piena, anche se nelle ultime fasi di Mani Pulite, e diceva che aveva portato dei soldi con un avvocato che era morto all'epoca, quindi impossibilitato anche a fare qualsiasi riscontro. Tra l'altro, il collega Giorgianni stava lavorando a una indagine in cui tornava fuori il nome di Gheddafi come legato ad alcuni trafficanti d'armi, Battaglia, non mi ricordo l'altro chi era, di Catania tra l'altro, guarda caso, e in un modo o nell'altro usciva Gheddafi come persona che, vado un po' a memoria perché non lo ricordo bene quel fascicolo, che si era prestato o a fare traffico d'armi vero e proprio, ma io ricordavo che Gheddafi era stato indagato per questo, addirittura si era prestato alle famose triangolazioni di denaro. Sta parlando di Rampulla? No, non era con Rampulla. Il fascicolo era a carico di Battaglia Filippo. Non credo. I rapporti con Battaglia e Rampulla, di Gheddafi e Rampulla, risalivano addirittura agli anni 70, quando Gheddafi dice di aver fatto arrestare Rampulla con una storia unita, la scalata dello studente, eccetera. Quell'indagine invece di Giorgiani non era con Rampulla, era con Filippo Battaglia, e il secondo nome non mi ricordo, forse Luxi, ma non ho una memoria precisa, ed usciva anche in quel. Infatti credo, ma di questa circostanza non sono sicuro, che forse una volta venne anche Giorgiani a sentire Gheddafi. Però se l'ho sentito due volte. Sì, almeno due volte. La prima volta. Sì, sì, la prima in assoluto. Sì, a Sollicciano. A Sollicciano, sì. Senta, poi dopo che Gheddafi è tornato in libertà, lei lo ha più incontrato? È capitato di incontrarlo per Barcellona. Di Gheddafi in realtà pareva che Barcellona non sapesse niente nessuno, e neanche la DDA sapevano nulla, nonostante ci fossero già rapporti del GIGO che lo descrivevano come un personaggio di grosso livello, a parte quelli dell'epoca. La prima persona che, tra virgolette, mi diede un po' ascolto su Gheddafi fu il procuratore Croce. Quando da poco insediato, parlando un po' della criminalità organizzata barcellonese, gli disse: ma su Gheddafi, ma è possibile non uscire a prendere? Se non uscite a prenderlo voi, che siete della DDA, non è io come territoriale posso fare da fine. E lui disse: ma parlami di questo Gheddafi. Io raccontai quello che poi sapevo. Da lì partì una grossa indagine che portò alla emissione di una lunga misura di prevenzione per 5 anni, se non ricordo male, che colpì Gheddafi e che determinò anche la sua il suo congelamento, dalla sospensione dall'Ordine degli Avvocati di Barcellona. E quello fu il primo atto concreto che fu fatto a Barcellona, Messina insomma, a Barcellona, contro Gheddafi. Gheddafi cercava di parlare. Torniamo un attimo alla domanda, perché le avevo chiesto dei suoi rapporti. Si fermava quando veniva alla procura, con la scusa anche magari di portare qualche atto, veniva, mi salutava: buongiorno avvocato, buongiorno dottore, come sta? Insomma, vanno bene le cose, e la cosa finiva lì. Lui ogni tanto si accreditava a profondo conoscitore delle cose di mafia barcellonese, sempre tirandosi fuori da qualsiasi sospetto qualcuno potesse avere su di lui. Tutte le indagini che le avevano toccate erano tutto accanimento di magistrati, perché poi Gheddafi cambiò giudizio dal settembre 92, mi saluti di maggio, grande persona, poi non ne parlò più bene alla fine. Io ricordo un lungo colloquio con Di Maggio, che nell'interrogatorio fatto davanti all'Esercito Pubblico Ministero ho collocato nel novembre 2005. È stata una grossa sciocchezza, è stato 2005. Un
2005, invece 2004. Era nel 2004, quando Cattafi per quasi un'ora e mezza rimase nel mio ufficio in piedi, mi ricordo, raccontò tutta la storia della criminalità organizzata barcellonese, secondo lui, mi parlava della manovalanza, tenendosi bene al di fuori, e di questo colloquio io parlai con il capitano Cristaldi, tant'è vero che poi lo rese anche in formativa di questo mio lungo colloquio. Ho detto a lei in pubblico ministero che avvenne nel novembre 2005, novembre dicembre 2005 e novembre dicembre 2004, sono sicuro. E poi questi... Senta, in questo colloquio Cattafi ricordò l'episodio della telefonata di Sodicciano, parlaste di Di Maggio. Molto en passant, come ho detto, aveva completamente cambiato opinione su Di Maggio, non era più... Parlaste di Di Maggio? Sì, ma non approfonditamente, che io ricordi, perché spaziò da tutto, spaziò dalla criminalità, dai suoi passati alla criminalità organizzata barcellonese, che secondo lui non c'era, era soltanto criminalità spiccia e basta. Comunque lei che già aveva percezione chiara della statura criminale del Cattafi, tanto ne aveva parlato già col procuratore Croce. Come no. Comunque avete questo colloquio informale. Informale, sì. Per più di un'ora nel suo ufficio. Sì, in piedi, ricordo davanti alla porta, sembrato essere... Io tanto avevo anche fretta di andare via un momento con l'altro, invece poi sì, rimanemmo lì, poi sono andato a parlare sulla porta. Lei si accorse se Cattafi lo registrò? Registro il colloquio? Sì. Ma non lo so. O se qualche elemento lo insospettì in tal senso? Assolutamente. Un po' più prolisso delle altre volte nella conversazione, però no, non penso che non lo so. Senta, dopo quell'episodio non l'ha più visto? 2004 direi di no. Se non buongiorno quando lo incontrava in tribunale. Due ultime domande. Allora, una attiene, torniamo un attimo indietro nel tempo, al suo ricordo di particolari affermazioni pubbliche di Di Maggio ed eventualmente in quale periodo al Maurizio Costanzo Show. Sì.